Il decreto sulle liberalizzazioni non colpisce solo i tassisti, anche i farmacisti sono sul piede di guerra a causa della cancellazione dei paletti su orari e turni prevista dalla bozza del decreto governativo e annunciano proteste per i prossimi giorni, non è esclusa una serrata generale. La liberalizzazione degli orari delle farmacie e la possibilità che i medicinali di fascia C, quelli per cui c'è l'obbligo della prescrizione, possano essere venduti anche dalle parafarmacie, rischiano di mettere in ginocchio un'intera categoria. Il presidente di Federfarma, Michele Di Iorio. Una serie di provvedimenti che affidano di fatto le farmacie alle scelte di capitale e con il capitale si genera solo il profitto, con la professione dal nostro punto di vista, e questa è la battaglia che ancora continuiamo a sostenere, si genera semplicemente cultura e buona salute. Una situazione non facile per la categoria che già sconta i ritardi dei pagamenti da parte delle ASL e che per tenere alta l'attenzione sta dando vita a iniziative in favore degli utenti, iniziative come la Carta della Salute, una carta per garantire ai cittadini prestazioni infermieristiche o assistenza domiciliare a costi contenuti. Alla presentazione della carta è intervenuto anche l'assessore delle politiche sociali del Comune di Napoli, Sergio D'Angelo. Anche questo servizio, sebbene si tratti di iniziativa privata, in collaborazione con Federfarm, che ringrazio, contribuisca a diffondere un'idea nuova di welfare, un'idea di un welfare sempre più comunitario che responsabilizza i cittadini, associazioni di categoria ma anche soggetti privati.